Un circuito elettrico è realizzato utilizzando dei componenti elettrici che sono in generale dei generatori. Questi degli utilizzatori finali, e dei componenti che svolgono una determinata funzione nel circuito, che può essere una funzione di manovra, ad esempio aprire e chiudere dei contatti in un circuito, oppure assolvere una funzione di protezione. Oppure una funzione di segnalazione. Protezione possono essere vari interruttori per impedire o limitare pericoli elettrici. Di segnalazione possiamo avere lampade, spie, varie che indicano appunto lo stato del circuito. Quindi questi. In generale, la tipologia di componenti che possono essere presenti in un circuito, questi sono collegati tra di loro tramite conduttori elettrici a bassa resistenza, come può essere il rame e l'alluminio. Lo scopo del circuito elettrico in generale è quello di operare una trasformazione di energia. Una trasformazione utile di energia che solitamente dalla forma elettrica con la quale viene distribuita nel circuito in un'altra forma a noi utile, che può essere di diversa natura, come del calore per il riscaldamento, del moto con l'azionamento di motori elettrici, di illuminazione con lampade, eccetera. Abbiamo a questo punto la necessità di rappresentare il circuito elettrico nei nostri schemi per descriverne la composizione, i componenti presenti e le funzionalità dello stesso. Per adesso limitiamoci a componenti. A due terminali. Quelli che abbiamo chiamato i bipoli. In generale, un bipolo abbiamo già visto una rappresentazione schematica che è quella di un semplice rettangolo con due terminali. E solitamente delle lettere, delle identificative, poi ne specificano la esatta tipologia. Oltre ai componenti a due terminali abbiamo i collegamenti, elettrici quindi la rappresentazione di conduttori, e rappresentazione dei conduttori che solitamente avviene con un semplice tratto che va ad unire i vari componenti, nel caso che stiamo trattando, i vari bipoli presenti nel circuito. La caratteristica dei bipoli e dei conduttori che noi andiamo a trattare è quella di essere ideali. Cioè, nella rappresentazione dei nostri circuiti, i componenti che utilizziamo sono ipotizzati ideali, cioè con un comportamento privo di quelli che potremmo chiamare i limiti o i difetti della reale realizzazione, e le eventuali rappresentazioni delle
delle caratteristiche di dettaglio dei singoli componenti possono essere a loro volta rappresentate con ulteriori bipoli che le rappresentano. Un caso tipico è quella della resistenza elettrica, che ad esempio nel caso dei conduttori viene ipotizzato ideale, viene assunto uguale a zero, ma se noi volessimo rappresentare nel circuito la resistenza del conduttore, la rappresenteremo sotto forma di un bipolo resistivo, quindi di una resistenza concentrata in un punto del circuito avente il valore corrispondente a quello dell'intero conduttore che stiamo esaminando. Vediamo adesso una rappresentazione generale, quindi di un circuito elettrico. Quindi un circuito elettrico, abbiamo detto per la nostra rappresentazione in questa fase dello studio, sarà composto da componenti a due terminali, quindi bipoli, collegati tra di loro. Facciamo un esempio scelto a piacere. Iniziamo con rappresentare alcuni bipoli collegati nel circuito in modo da formare quello che appunto è il circuito elettrico. Quindi avremo dei bipoli rappresentati dai vari triangoli, dai vari rettangoli, scusate, disegnati, tutti da ipotizzare appunto come bipoli ideali collegati tra di loro da dei conduttori che appunto vanno a chiudere i vari tratti, i vari terminali dei bipoli tra di loro. Vediamo come affrontare in generale un circuito elettrico. Cerchiamo di impadronirci di una metodologia di analisi del circuito che poi ci accompagnerà in tutte le soluzioni e in tutte le tipologie di circuiti che possiamo incontrare. Diciamo, non esiste un approccio unico, però i suggerimenti che io vi offro nella soluzione prevedono una serie di passi da percorrere ogni volta in modo da creare un ordine, uno schema mentale risolutivo. Una prima cosa che possiamo fare è quella di identificare i vari terminali che noi consideriamo di interesse nel bipolo. Diciamo che questo primo passo successivamente verrà in parte ridimensionato o ridotto, però per adesso, nei primi esempi che facciamo, identifichiamo tutti i terminali dei bipoli, ad esempio con una lettera. Quindi metto delle lettere lungo il circuito per identificare dei punti caratteristici. Vedete, sto identificando con la lettera A, B, C, D, E, F i terminali dei vari bipoli presenti. Adesso ci serve anche una terminologia per identificare e descrivere i vari tratti o punti caratteristici del nostro circuito. Allora, nel nostro circuito abbiamo la presenza di nodi, di rami e di maglie. Quindi almeno questi tre termini dobbiamo essere in grado di descrivere e di riconoscerli nel circuito. Partiamo dal primo, dal nodo. Il nodo, nella definizione di nome, diciamo, troviamo subito il richiamo a un'altra delle definizioni che daremo prima, quello di rami.
Ma vedremo che poi in realtà le cose sono abbastanza semplici. Un nodo è un punto del circuito nel quale convergono tre o più rami. Quindi adesso le identifichiamo facilmente con segno questi punti, quindi i punti B ed E del circuito come i nodi, perché sono i punti nei quali convergono quelli che adesso definiremo essere i rami. Cosa sono i rami? I rami sono dei tratti di circuito che sono compresi tra due nodi. Quindi, diciamo, le due definizioni un po' che vi sto fornendo un po' si intrecciano tra di loro perché una richiama l'altra, però sono abbastanza semplici. Quindi un ramo del circuito, ad esempio, è quello che partendo dal nodo B qua in alto passa per A, poi per F e poi arriva all'altro nodo che abbiamo chiamato E. Un altro ramo del circuito è semplicemente quello che va da B ad E tra i due nodi, in questo caso c'è un unico bipolo. L'altro ramo presente nel circuito è quello BC, D ed E. Quindi abbiamo nodo, punto in cui convergono tre o più rami. Rami sono i tratti del circuito fra due nodi senza altri nodi intermedi, questo è importante, non ci può essere nel percorso descritto da un ramo la presenza di un nodo all'interno del ramo stesso. Il nodo può essere solo all'estremità. Quindi in questo circuito non esiste questo problema, vista la semplicità e la presenza di due soli nodi, ma in circuiti più complessi bisogna fare attenzione nell'identificare i rami che, partendo da un nodo per arrivare all'altro e quindi percorrendo il ramo, non si incontrino altri nodi nel nostro percorso. L'ultima definizione che ci serve è quella di maglia. Una maglia è semplicemente un percorso chiuso, formato quindi da rami del circuito, rami che vengono percorsi solo una volta all'interno della maglia. Quindi non ci sono sovrapposizioni di percorso, cioè dei tratti del circuito non vengono percorsi mai più di una volta nel definire una maglia. Quindi un percorso chiuso, ad esempio, partendo dal punto A, e quello A, B, E, F e che torna fino ad A, questo è un percorso chiuso, così come B, C, D, E e tornare a B nell'altro percorso chiuso, oppure possiamo vedere la maglia, quella che potremmo chamare la maglia esterna, quella che partendo da A incontra tutti i punti identificati A, B, C, D, E, F e poi ritorna da A. E questa è un'altra maglia del nostro circuito. Quindi procediamo ancora nella identificazione degli elementi costituenti il circuito. Vi dicevo, abbiamo identificato tutti i terminali. In realtà, nell'identificazione dei terminali mettiamo subito in evidenza delle particolarità. Ad esempio, A e B non sono in realtà due punti distinti, ma A e B, non essendoci nessun bipolo fra A e B, quindi essendoci soltanto un tratto grafico che rappresenta un conduttore ideale, in realtà A e B coincidono in uno stesso punto. Quindi in realtà, anche se abbiamo identificato entrambi i punti A e B, questi sono da vedere come un unico punto del circuito. La stessa cosa per C e D, vedete, è soltanto i due punti, non hanno nessun bipolo tra di loro, c'è soltanto un tratto grafico che serve per il disegno del circuito rappresentando il collegamento fra il bipolo superiore e quello inferiore, e quindi anche C e D in realtà coincidono con un unico punto. Nell'identificazione dei terminali, di solito ci si limita all'identificazione dei nodi, però per adesso niente,
ci impedisce di fare quello che abbiamo fatto con le piccole accortezze e attenzioni che vi sto dicendo. Quindi abbiamo identificato i terminali, identificato i nodi B ed E, che distinguiamo essere gli unici due nodi presenti nel circuito, non ci sono altri punti in cui convergono tre o più rami. A questo punto il passo ulteriore è quello dell'identificazione dei bipoli. Detto, qua abbiamo segnato il simbolo generico del bipolo, non stiamo scendendo nel dettaglio di cosa è ogni singolo bipolo, però identifichiamoli comunque ognuno con una lettera, ad esempio un numero progressivo. Ad esempio diamo il nome A1 a questo bipolo, A2 a questo, A3, A4 e A5. Ho scelto un nome che non rappresenta, solitamente non utilizzato per nessun componente specifico, una generica lettera A e un progressivo che ci consente di identificare ogni singolo bipolo. Ogni singolo bipolo deve avere un nome unico che lo distingue da tutti gli altri bipoli presenti nel circuito. Adesso procediamo con le grandezze elettriche. Nel nostro circuito le grandezze elettriche di interesse sono le correnti e le tensioni. Allora, partiamo dalle correnti e vi consiglio di partire sempre dalle correnti, poi sarà chiaro il perché. Allora, quante correnti diverse esistono in un circuito? È abbastanza semplice pensare e capire che il numero di correnti distinte nel circuito è uguale al numero dei rami presenti nel circuito. I rami presenti nel circuito, vi ricordo, sono i percorsi da un nodo fino ad un altro senza nodi intermedi, quindi la corrente che percorre un ramo per continuità, siccome nei circuiti che noi consideriamo non ci sono elementi che in qualche modo possano disperdere le cariche elettriche in movimento lungo il circuito, abbiamo che la corrente lungo un ramo non può cambiare, quindi la corrente è la stessa lungo un ramo. In questo circuito abbiamo detto che ci sono tre rami. Partiamo dal più semplice, ho detto BE è un ramo che unisce i due nodi presenti B ed E. Identifichiamo una corrente con una freccia e un nome, ad esempio, solitamente per le correnti si usa la lettera I e la accompagniamo con un'altra lettera apice per distinguere le varie correnti. Quindi IA la corrente nel ramo che va da B ad E attraverso il bipolo A3, altro ramo è quello che va sempre da B a E, ma passando attraverso A, F e poi arrivando a E, quindi abbiamo un'altra corrente qua. Gli assegno un verso. Vedete l'assegnazione dei versi la sto facendo senza a piacere, diciamo, senza nessun motivo particolare per preferire un verso piuttosto che l'altro. E questo in genere è quello che si può fare se non si hanno elementi che ci consigliano o ci impongono, diciamo, un verso di preferenza rispetto all'altro. In questo circuito non abbiamo nessun vincolo, nessuna indicazione, quindi procediamo a piacere. Terzo ramo è sempre quello che va da B ad E, che sono gli unici nodi, ma che passa attraverso C, D ed E. Anche in questo caso procediamo con l'identificare la corrente. E la chiamiamo IC e gli diamo un verso a piacere. Identificate le correnti, una corrente per ogni ramo, quindi tre correnti in questo caso. Quello che ci rimane da fare è identificare l'altra grandezza elettrica che sono le tensioni. Le tensioni le identifichiamo per ogni bipolo presente nel circuito, con una coppia di segni più e meno, identificando col segno più il terminale che viene reputato a potenziale maggiore rispetto all'altro, quindi possedere una tensione maggiore rispetto all'altra. Nella scelta del terminale al quale assegnare il segno più, rispettiamo la convenzione sui segni che abbiamo già espresso in precedenza. Ricordiamole. Convenzione segni,
sono due generatori. E bipoli passivi, quindi generatori di tensione e di corrente, generatore di tensione caratterizzato dalla sua tensione VG e generatore di corrente caratterizzato dalla sua corrente IG. La convenzione sui segni del generatore è quella che prevede che la corrente risulti uscente dal generatore nel morsetto identificato con il più della tensione. Quindi, per il generatore di tensione, per il quale il più della tensione ci viene fornito col generatore stesso, siamo noi a scegliere la corrente uscente dal generatore, da quel morsetto identificato col più, quindi abbiamo questa accoppiata più con la freccia della corrente uscente. Per il generatore di corrente, dove ci viene dato il verso della corrente, saremo noi a scegliere il più della tensione del generatore con il più dove la corrente esce. Stiamo sempre rispettando l'accoppiata freccia uscente dal morsetto più. Il contrario dobbiamo fare per i bipoli passivi, quindi il generico bipolo passivo è questo. In questo caso, se la corrente I è questa, saremo noi a scegliere il più della tensione ai capi del bipolo con il più della tensione dove la corrente in questo caso è entrante nel bipolo, quindi il contrario rispetto ai generatori. Quindi per i bipoli passivi avremo questa accoppiata verso della corrente entrante dove nel morsetto identificato col più della tensione. Vedete che è esattamente il contrario del caso dei generatori. Torniamo quindi al nostro circuito di esempio e applichiamo questa o queste, in questo caso due convenzioni. Qua i bipoli sono genericamente descritti, non vengono caratterizzati né come bipoli passivi né come generatori, quindi diciamo una situazione d'esempio anomala, diciamo così. Nel caso generale i generatori saranno chiaramente identificati così come i bipoli passivi. Supponiamo che tutti questi bipoli siano passivi, allora applicheremo la convenzione dei segni per i bipoli passivi e quindi daremo il segno più della tensione ai capi di ognuno dei bipoli dove entra la corrente nel corrispondente bipolo. Partiamo con ordine. Vediamo il bipolo A1, il primo qua a sinistra, guardiamo la corrente del suo ramo che è la IB, vedete, seguiamo la freccia, quindi entrante dall'alto del bipolo A1, quindi noi indicheremo la tensione ai capi di A1 con la coppia di segni col più in alto dove entra la corrente e diamo anche un identificativo alla tensione, chiamiamola ad esempio V1 con il numero della tensione uguale al numero assegnato al bipolo. Passiamo all'A2, la corrente è sempre la stessa IB che percorre A1, entra in A2 da sinistra verso destra e quindi la coppia dei segni per A2 sarà questa, la tensione V2 la identifichiamo così. Ricordiamoci sempre di identificare con un nome le grandezze in modo da non fare confusione successivamente. Passiamo al bipolo A3, la corrente IA entra dall'alto, quindi avremo il più della tensione V3 in alto. Nell'A4 vediamo il ramo di A4 è questo, la corrente è la IC che entra da destra verso sinistra, quindi avremo il più della tensione ai capi di A4 qui, e quindi questa sarà la V4. Per la A5 la corrente è sempre la IC, entra da sinistra verso destra, quindi il segno più della tensione sarà questo. In questo modo abbiamo completamente identificato tutte le grandezze elettriche presenti nel circuito
e saremo pronti per l'analisi e la soluzione utilizzando gli opportuni metodi che la teoria dei circuiti elettrici ci propone e ci consente di utilizzare.